sala dei notari gremita ha salutato la cerimonia di consegna del Baiocco d'Oro da parte del Comune di Perugia all'ingegner Massimo Mariani, eugubino d'adozione, tra i massimi esperti di prevenzione sismica, autore di molteplici pubblicazioni in materia e con un lungo curriculum professionale che lo ha visto anche ai vertici del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli organismi europei di settore. Le sue nuove teorie sul sisma verticale rappresentano oggi la frontiera avveniristica per poter prevenire danni strutturali più gravi su immobili e beni monumentali. E non è un caso che dopo la cerimonia di consegna da parte del sindaco di Perugia, Andrea Romizzi, e dell'assessore comunale alla cultura, Teresa Severini, lo stesso Mariani abbia dedicato la sua Alezio proprio a Palazzo dei Priori e agli interventi di messa in sicurezza realizzati in passato a tutela della cosiddetta memoria del danno, altro concetto caro all'ingegner Mariani, che ha così commentato il prestigioso riconoscimento al termine della cerimonia. Tanti amici sono stati presenti e hanno vissuto con me questo momento emozionante. E io dico sempre, senza retorica, che il riconoscimento è alla mia persona, ma è forse a quello che io ho acquisito, con la mia cultura che sto trasportando in tutto il mondo, che è sì figlia del mio modo di essere, della voglia di non far cessare mai questo processo di studio, ma è anche figlia della cultura che già c'era. E quindi questa cultura che già c'era noi la facciamo permeare, la portiamo all'estero, siamo i primi, gli altri la prendono e forse fra qualche anno i risultati di questa cultura porterà anche a salvare forse tanta gente. Siamo dei patologi delle strutture, ha detto Mariani parlando del ruolo degli ingegneri oggi. È qualcosa che deve aiutare a capire qual è lo stato di sofferenza strutturale, perché gli edifici dobbiamo personalizzarli, dobbiamo fare in modo di capire, come fece anche e ci insegnò con il suo pensare, col suo studio Sisto Mastro di Casa, che è stato il nostro maestro principale, maestro di tutte le culture del consolidamento che poi si sono evolute e diramate. Beh, questa cosa importante è la patologia, vuol dire capire da dove viene la sofferenza strutturale. Infine, una dedica speciale alla sua famiglia e non solo. Sarebbe assurdo non dire alla propria famiglia, alla mia famiglia, però io la dedico ai miei maestri. E concludo il mio libro che adesso sto attualizzando, che si chiama Particolari costruttivi, dicendo che io spero di essere corretto dai miei allievi come io ho corretto i miei maestri, perché questo vuol dire evoluzione. Non si è mai padroni della certezza e quindi chi verrà con maturità diverse, con evoluzioni diverse anche di scienza, di tecnica, di scienza, eccetera, mi correggerà. E come io ho fatto con i miei maestri.